saggio denuncia di un giovane suicida ha permesso di iniziare questa attività di indagine che si è conclusa con l'emissione delle ordinanze eseguite stamattina, 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere, un'attività coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e che ha portato nel corso dell'ultimo anno all'arresto di 4 persone dal sequestro di ingenti quantitativi di cocaina.